mostreremo un video che la dice lunga, diciamo, sull'atteggiamento di alcuni nostri concittadini, e la dice anche molto lunga sull'atteggiamento di alcune diciamo, testate giornalistiche, se mi permettete, che invece di inseguire, diciamo, chi continuamente perpetra danni nei confronti dell'ambiente, causando spese cospicue al comune di Manfredonia, continua a inseguire invece l'idea che siccome c'è qualcuno che sporca, ci deve stare per forza qualcuno che pulisce. E se non c'è qualcuno che pulisce, la colpa è di chi amministra questa città. Allora, premesso il dato rispetto al quale chiedo anche scusa alla città di Manfredonia, di una oggettiva difficoltà nello spazzamento dei rifiuti nella nostra città, tenuto conto che noi abbiamo fatto un cambiamento epocale, qui alcune foto lo dimostreranno, abbiamo fatto un cambiamento epocale perché siamo passati dalla classica, diciamo, raccolta con i cassoni a una raccolta porta a porta, e qualcuno, diciamo, che è dotato di un minimo di intelligenza sa bene che questo comporta uno sforzo organizzativo impressionante, ripeto in maniera estenuante ma senza nessun significato, perché capisco che questa storia non può fare notizie, che Manfredonia ha un territorio pari a 358 km2, vi sembrerà strano, ma il nostro territorio è più grande di quello di Milano in termini di intensità, diciamo, demografica no, ma territorialmente noi siamo più grandi di Milano. Andate a verificare, così se dico idiozie potete riprendermi, ma farete, diciamo, un inutile sforzo, perché il dato è assolutamente, diciamo, inconfutabile. Davanti a questo grande sforzo e a un risultato straordinario raggiunto in termini di percentuale del 65%, l'attenzione si concentra invece in questa nuova arte, diciamo, moderna, che invece di, diciamo, aprire un nuovo modello culturale nella nostra città ci fa andare indietro di decenni. C'è l'arte, diciamo, che va di moda nella nostra città è quella di fotografare i rifiuti. C'è gente a vario titolo che va in giro, fotografa i rifiuti, poi fa i video dei rifiuti, poi fa i fotomontaggi dei rifiuti, poi fa i dipinti dei rifiuti, cioè praticamente ormai c'è un'arte che è quella dei rifiuti. Forse faremo un concorso internazionale, così tutti in Italia verranno qui a Manfredonia a mostrare, diciamo, a fare una mostra fotografica, che invece come fanno un deve far vedere la città dall'alto per come è bella, noi faremo vedere invece tutti i sacchetti dei rifiuti d'Italia, che poi vi mostrerò delle foto, che molta gente, diciamo, che è brava a dire fesserie, non si sposta da casa sua, nella, diciamo, ipotesi maggiore fa il tratto da casa sua a Piazza del Popolo, dove discute dei rifiuti, non si muove fuori da Manfredonia, perché fuori da Manfredonia noi vedremo delle immagini, una in particolare di una città che lascerò a voi indovinare, dove ci sono delle pratiche che non vengono viste come scandalose, come normali, invece danno, c'è il sacchetto dei rifiuti, oddio, cosa sta succedendo nella nostra città? Premesso, ripeto, a scanso di equivoci, che noi abbiamo delle difficoltà e sono evidenti, che però stiamo registrando per migliorare, per andare incontro a una maggiore efficacia del servizio, ma non si può demolire tutto il resto. Detto questo, io sento il dovere di ringraziare chi su questi temi lavora quotidianamente, e non essendoci parlo, a partire dall'assessore all'ambiente, Vincenzo Starace. Devo dire qui un plauso, uno sforzo importante e significativo all'assessore La Torre, al corpo di polizia municipale e al suo comandante, e in modo particolare agli operatori Panza e Vaia, che hanno mostrato appartamenti, e questa è la dimostrazione, passione, determinazione, intelligenza nel gestire le fototrappole, questa dimostrazione che spesso il giudizio che si dà sugli operatori di polizia locale è assolutamente ingiusto. Abbiamo anche qui dei problemi, c'è anche qui gente che fa poco e male, ma ci sono operatori che fanno molto di più del loro lavoro, e da questo punto di vista mi sento di ringraziare a nome dell'amministrazione comunale e di tutta la città, perché loro fanno un servizio che non è semplice da fare. E alcune immagini sono francamente non guardabili perché si commentano da solo. Ringrazio in modo particolare il contributo che sta dando alla nostra città l'ingegnere Antonello Andonicelli, perché lui coordina diverse attività, è impegnato quotidianamente sui temi dei rifiuti, i risultati man mano stanno venendo fuori e sono risultati incoraggianti. Certo,
dobbiamo migliorare, c'è molto da fare, abbiamo problemi del verde pubblico, abbiamo temi sui quali stiamo facendo, nonostante le mille difficoltà di natura economica, stiamo facendo passi in avanti per risolvere i problemi. Quella che vedete qui è la zona del mercato Scalonia. Sei grossisti, tutti di Manfredonia, che a vario titolo sono stati giudicati al nostro dire, ma anche dei ricorsi che hanno fatto, che sono stati tutti respinti, per il ritrovamento di centinaia, dico centinaia, di bolle di accompagnamento, documenti che attestavano la proprietà di questi telai. Questa qui invece era la zona Viale Bizantini, prima dell'inizio di Via dell'Iris, diciamo proprio sul fronte della rotatoria che insiste su quella zona, che poi porta nei comparti CA11. Questa zona qui invece è il ponte che collega la SS89 alla zona industriale in località Posta del Falco. Questa qui è l'inizio della SP57 in direzione frazione Montagna, quando ancora c'erano i cassonetti per la raccolta dei rifiuti. Qui là si era già passata a svuotare i cassonetti, naturalmente gli operatori non ce la facevano a raccogliere tutto quello che c'era. Questa qui invece è Via di Vittorio, appena partita la differenziata in Via di Vittorio. Questi sono gli spettacoli che ci siamo ritrovati in più punti di quella zona. Noi naturalmente abbiamo scelto questa foto che è abbastanza emblematica. Questa qui invece è la zona di Monticchio, via Regnatela, che poi cambia nome e diventa via Alessandro Volta. Questa emergenza è durata, se vi ricordate, per più giorni, furono decine le persone che furono beccate, sia con l'apertura delle buste, quindi il ritrovamento dei documenti, e sia con appostamenti in borghese, quindi fermati in flagranza di violazione. Questa qui invece è la zona Posta, nei pressi del ponte Anas. Anche qui c'erano ancora i cassonetti della raccolta differenziata, e anche qui ci siamo ritrovati spettacoli indecenti che hanno riguardato, come in tutta Manfredonia, qualsiasi tipo di strato sociale che questa città riesca a riconoscere, dal cittadino semplice alle associazioni, ai commercianti, ai grossisti, ai meccanici, anche alcune piccole aziende. Dunque, dall'ordinanza sindacale numero 25 del 23-2017, cioè quella che il sindaco ha pubblicato il 23-2017, sono stati elevati 573 verbali per abbandono rifiuti, incassando già 38.000 euro. Considerate che di questi 573 verbali, 77 sono stati fatti con le fototrappola. Considerate che le fototrappola le abbiamo inserite dal 13-10-2017, in 11 giorni che siamo andati a vedere le fototrappola abbiamo già elevato 77 verbali. Chiedo scusa per la voce, ma ho problemi di trachea. In più, sempre i vigili urbani hanno sequestrato 4 autoveicoli che furbamente, come avete visto anche dai video, si fermavano e scaricavano i rifiuti in tutta la città. Questo è l'egregio lavoro che hanno fatto il comando di polizia locale, coadiuvati dal vicario Castrignano. Un sentito ringraziamento va all'ingegnere Antonella Antonicelli come dirigente all'ambiente, alla mia cara collega avvocato Innocenza Staraci, che veramente ogni mattina ci vediamo postare sui nostri telefoni, sulle nostre bacheche Facebook, immagini delle più disparate. Da parte nostra c'è l'impegno, ma come avete potuto vedere alla fine del video, se vogliamo una città pulita, gran parte di questo impegno lo dobbiamo mettere noi, nei cittadini. Questa conferenza stampa non ha ovviamente una funzionalità di mettere alla berlina le persone in civili, ma dovrebbe essere un
un momento per tutti per comprendere quanto sia importante, come diceva anche il collega, l'impegno di tutti per preservare la nostra città. Oltre i vigili urbani non possono essere lasciati da soli in questa impresa, ogni cittadino può essere importante per le sue segnalazioni. Questa città deve dimostrare di credere in quello che si sta facendo. E poi l'altra cosa che credo fondamentale è l'informazione. Mi ha colpito vedere che addirittura docenti, professori, eccetera, anche loro usano questo metodo furbetto, diciamo, per risolvere i loro problemi, la loro, diciamo, indolenza, portando sacchi di immondizia dove credono. Sarà importante far passare anche nelle scuole, per questo già anticipo che ci sarà una grossa attività che verrà fatta dall'amministrazione, far comprendere a tutti quali poi sono i risvolti negativi sull'ambiente dovuti a questi comportamenti, perché le plastiche che vanno nel mare, abbiamo un aumento di, ovviamente, per quello che riguarda le emissioni gassose nella nostra atmosfera. Cioè, io ho notato che c'è veramente, ed è strano, una mancanza di informazione sul perché. È giusto fare la differenziata perché manteniamo la nostra città pulita, ma è giusto fare la differenziata comprendendo che, aiutando la nostra città ad essere pulita, aiutiamo anche i nostri figli a respirare un'aria pulita, preserviamo il mare dove vanno i nostri figli, quindi un minimo sforzo, quello di riuscire a organizzarsi la mattina per l'immondizia, eccetera, porta a un vantaggio grandissimo che va al di là dell'importante, ovviamente siamo una città turistica, risultato di una città che possa diventare una cartolina da presentare in Europa, ma che sia accompagnata dalla presa di coscienza di tutti i cittadini del fatto che devono tutelare se stessi e i loro figli superando la loro pigrizia. Quindi io, insomma, anche io non posso che ringraziare tutti, in particolare, insomma, il comandante Castrignano, che immediatamente si è reso disponibile per cercare di trovare queste videotrappole, l'ingegnere Angeli, che tutti i giorni è in maniera veramente continua, cerca di offrire, ha offerto soluzioni per venire incontro alla città, abbiamo sentito persone, abbiamo fatto insieme delle attività rieducative, no? Abbiamo cercato anche, e per questo volevo ringraziare anche le associazioni, di cui oggi vedo qui uno dei rappresentanti, che hanno con noi cercato di venire a incontro all'amministrazione, pulendo insieme con noi la città. Quindi io devo ringraziare tutti ed invitare al rispetto delle regole. Il progetto era già stato utilizzato in diverse realtà, c'era una sollecitazione da parte dei cittadini in ogni occasione all'invito, diciamo, all'amministrazione pubblica a mettere telecamere. È tutto evidente che se noi vogliamo mettere telecamere sparse sul territorio di Manfredonia per la sua estensione dovremmo avere migliaia di telecamere, cosa che non si possa consentire, un sistema di controllo, diciamo, impressionante. Abbiamo utilizzato un sistema un po' più, diciamo, dinamico, ma soprattutto più efficace, perché conoscendo il posto dell'abbandono la fototrappola viene collocata di volta in volta. Ed è tutto evidente che noi abbiamo mostrato alcune postazioni, perché ci sono indagini in corso da parte della polizia locale, e chiaramente non possiamo svelare i posti, se no, diciamo, il gioco finisce. Stiamo continuando su questa strada. Quella foto non è una foto qualsiasi, perché io al Monicelli stavamo passeggiando in occasione della fiera dietro un mondo e stavamo in una città che tutto si può dire tranne che non sia turistica, è la città del turismo, diciamo, straordinaria, eccezionale, perché lì c'è turismo quasi 365 giorni a mano. E non parliamo di una foto qualsiasi, stiamo parlando di una foto che potevo
scatta la ripetizione. Nel centro storico abbiamo visto una situazione ancora più imbarazzante, perché questa è una situazione lineare, diciamo. È un asilo a Rimini, tu vai sul viale di Rimini, stiamo parlando del viale di Rimini, non stiamo parlando di un posto periferico, e ti trovi un cestino che viene utilizzato normalmente, non come accade a Manfredon, chiaramente con i dovuti distinguo. Io non faccio questo ragionamento che riguarda tutti i cittadini di Manfredon, perché per raggiungere il 75% ci sono i cittadini che la raccolta differenziata la fanno, a quelli diciamo grazie. Poi ci sono quelli che non la fanno, ma non solo non la fanno, ma avrebbero utilizzato quel cestino per metterci il sacchetto dentro, non so come, ma l'hanno, diciamo, la fantasia non si perde se riusciamo addirittura a mettere i sacchetti di rifiuti dentro quelli, diciamo, le deiezioni canine. Qui invece i cittadini di Rimini prendono i sacchetti e li mettono, li appoggiano a fianco al cestino. Nel centro storico la situazione è ancora più imbarazzante, ci sono posti dove i sacchetti stanno buttati a terra in attesa che vengano raccolti. A Rimini nessuno si sogna di gridare lo scandalo, perché a Rimini questa cosa qua la sera è un fatto normale, si sa che la mattina qualcuno va e li raccoglie, e quindi è un'abitudine che fa parte della loro raccolta differenziata, viene vista come assolutamente normale. Invece da noi ci sono pazzi, malati di mente, che vanno in giro e fanno ogni occasione per dire che le cose stanno, diciamo, messe male, e soprattutto qui è l'unica città dove accadono determinate cose. Questa è la dimostrazione lampante che molto probabilmente, se usciamo fuori da noi, ci rendiamo conto che quello a cui si assiste sono queste immagini. Come è del tutto evidente, sto parlando di un'altra città che spesso invito a verificare, che è quella di Sanremo, dove la raccolta differenziata è partita in ritardo e dove stanno affrontando gli stessi problemi che stiamo avendo noi. Cioè, in nessun posto non accade questo, ed è tutto fisiologico. Invece di concentrarci sull'idea, ripeto, che ci deve essere qualcuno che deve pulire a tutti i costi, perché il diritto, c'è un diritto a sporcare, un dovere a raccogliere, ci dobbiamo concentrare su chi sporca. E io dico spesso che invece di fotografare questi sacchetti, diciamo, desolati, soli, abbandonati, che vogliono rifare anche tristezza, sarebbe utile che questa gente, invece di spendere tempo, si occupasse, insomma, anche di fare investigazione privata. Si mette dietro, diciamo, la finestra di casa sua e fotografa quelli che abbandonano i rifiuti. Lo dico a ragion veduta, perché ci sono stati cittadini che lo hanno fatto, mi hanno mandato i video, Panza, soprattutto Michele Panza, che è ossessionato, ma lui è esperto, diciamo, in operazioni chirurgiche sui rifiuti, fa autopsie di tutto, di più, continuate la lotta. Quindi questi cittadini hanno contribuito, no, non so se avete visto il video, guarda, un cittadino che riprende un altro cittadino che fa la raccolta differenziata, prende una busta dei rifiuti e buttando i rifiuti. Io l'ho pubblicato su internet, ma ce ne sono tanti altri che fanno foto, che mettono a disposizione le proprie immagini, video. Questo è contribuire in maniera sana, non mettersi una pettorina col vostro aiuto, perché hanno bisogno del vostro aiuto, se no non sono nessuno, ma questa gente che mortifica la nostra città, se non avesse, diciamo, la stampa che gli dà seguito dedicando le pagine in B, questa gente sarebbe morta, insignificante. Invece voi gli date seguito, questa gente si mette la vettoria e fotografi di rifiuti, fa una cosa banale che potrebbe fare anche mio figlio a 8 anni, che c'ha un telefonino e scatta di tutto. Vi sembra un modo per educare la città, gridare lo scandalo, dipingere come la città più sporca d'Italia? Abbiamo problemi, i problemi sono seri, però abbiamo fatto una svolta epocale. Se non abbiamo questa capacità di comunicare, dove vogliamo andare? Siamo i primi a distruggere la città. Io sono un sindaco pro tempore, non sono un monarca. Dopo di me non viene mio figlio, io me ne andrò, avevo un altro sito, però la città ci tengo. Se no la città la dirigiamo come la stiamo dirigendo, perché c'è un matto che viene in giro a fare questo lavoro, e poi purtroppo anche delle persone che lo seguono, perché io vedo casalinghi che fanno i rifiuti, no, un bel piatto di pasta, pesci, ma almeno possiamo, diciamo, vedere cose utili. Allora il contributo che dobbiamo dare tutti è questo. Adesso stiamo facendo un altro sforzo, ad esempio nell'area industriale, il comandante mi ha preso già, quindi si assumerà la responsabilità pubblicamente, non lo farà, che sta per installare le telecamere di controllo agli accessi della zona industriale di Manfredo, perché anche lì avvengono abbandoni dei rifiuti. Noi ci stiamo muovendo, certo, come si muove un comune, una pubblica amministrazione?
difficoltà, lentezza. Stiamo facendo la nostra parte. Io mi auguro che la stampa di questa città, invece di andare dietro i gossip e i racconti facili, le narrazioni banali, si metta nella logica di darci una mano a superare ostacoli, a far emergere la verità e a costruire una città, diciamo, che è quella che chiaramente, voglio dire, va migliorata, ma che comunque è la nostra città. Grazie.